il rapporto tra cuore e diabete è molto stretto e quando si unisce anche sovrappeso e insufficienza attività fisica il problema aumenta. Parliamo con il professor Gaetano Lamanna a Milano all'incontro per la stampa per il congresso nazionale SINE, la Società Italiana di Nefrologia, che si svolgerà nei prossimi giorni a Rimini. Professor Lamanna, come si deve alimentare una persona con insufficienza renale di grado lieve o moderato e qual è la dieta giusta? Allora, non deve fare una dieta, chiamiamola particolare, nel senso che deve avere delle limitazioni particolari, deve semplicemente seguire quelli che sono gli orientamenti di una corretta dieta che farebbe bene a tutti, cioè ridurre l'apporto proteico, limitarlo il più possibile, ridurre l'apporto glucidico per quanto possibile e fare una dieta equilibrata. L'importante è non sovraccaricare il rene con anomalie tipo elevato apporto proteico o utilizzare anabolizzanti o cose di questo tipo che generano comunque danno nel tempo a livello renale. Obesità e malattia renale si influenzano a vicenda. Ci spiega in che modo? L'obesità crea iperfiltrazione, una sorta di condizione che simula il diabete. Non solo, ma è anche una condizione infiammatoria. Essere obesi vuol dire avere un organismo infiammato e un rene che riceve un apporto di, diciamo, iperfiltrativo che genera alla fine danno glomerulare, glomerulosclerosi. Per quanto concerne l'attività fisica, quali sono i consigli? Va fatta e in che modo? L'attività fisica è fondamentale, deve essere fatta in maniera quotidiana, deve essere fatta non serve un'attività a livello atletico, diciamo, ma serve un'attività continua che è fatta di passeggiate, è fatta di attività anche diciamo, aerobica, quindi possibilmente, quindi se, sia all'aperto che in palestra e che deve riservare almeno 2 volte a settimana nei soggetti giovani, nei soggetti più anziani è sufficiente una capacità di muoversi e una tendenza a non rimanere chiusi in casa. Ci sono altri consigli comportamentali utili al paziente che soffre di reni? Ma l'aspetto comportamentale di fondo è di non avere eccessi, di non prendere farmaci semplicemente giustificati dal dolore o da delle condizioni ambientali, di non risolvere le cose senza diciamo, controllarsi con il medico curante. Gli antinfiammatori, gli antidolorifici, gli antibiotici, ma sp spesso anche cose come erbe che vengono comprate in erboristeria o fattori che in qualche modo spesso vengono propagandati come naturali, che in realtà contengono dei principi che naturali non sono e che spesso possono determinare delle nefropatie. Bisogna sempre pensare che il rene ha lo scopo di mantenere l'ambiente interno green, cioè verde. Se noi non lo sappiamo curare, non farà bene il suo compito e viene infiammato da tutte queste, da tutti i farmaci, o da tutte le condizioni esogene che deve correggere.